Vediamo l'esperimento di Thomson realizzato nella modalità di sola deflessione magnetica. Ricordiamo che le modalità di realizzazione in realtà sono tre: si può realizzare soltanto in deflessione magnetica, soltanto in deflessione elettrica, e accendendo sia il campo elettrico che il campo induzione magnetica, si può realizzare in una terza modalità, cioè nessuna deflessione. In questo caso l'apparecchio di Thomson funziona come selettore di velocità. Ora quindi vediamo la modalità deflessione solamente magnetica, quindi accendiamo soltanto le bobine di Helmholtz facendoci passare la corrente mentre non alimentiamo le armature del condensatore. In estrema sintesi, la deflessione magnetica permette di calcolare il rapporto, di misurare il rapporto E su M, carica massa, dell'elettrone. Attraverso questa formula, delta V0 è la tensione anodica che serve ad accelerare gli elettroni appena usciti dal filamento incandescente. B è l'intensità dell'induzione magnetica generata dalle bobine di Helmholtz e R è il raggio di curvatura dell'arco di circonferenza che descrivono gli elettroni in quanto si trovano nel campo induzione magnetica B. Questo raggio di curvatura si può calcolare prendendo un punto, qui chiamato M, che si trova sulla traiettoria circolare descritta, quindi la traccia descritta dal fascio di elettroni. Ora vediamo la dimostrazione di come si arriva a queste formule, il rapporto E su M e il raggio di curvatura. Immaginiamo qua il filamento incandescente, quindi il catodo, e la differenza di potenziale delta V0, detta tensione anodica, che accelera questi elettroni appena usciti dal catodo, fino all'anodo, che è indicato con A e rappresenta l'origine di questo sistema di riferimento cartesiano XY. Gli elettroni quindi giungono con velocità V0 dentro il campo induzione magnetica che qui non ho disegnato ma è orientato a uscire dalla figura. Quindi vuol dire che la corrente nelle bobine di Helmholtz gira in senso antiorario. Gli elettroni sentono questo campo B che esce dal foglio e applicando la seconda regola della mano sinistra si può calcolare la forza di Lorentz che subiscono che appena entrano nel campo B è rivolta verso l'alto e fa quindi incurvare la traiettoria in questo modo in senso antiorario. O' è il centro di questo arco di circonferenza AM di raggio R. Iniziamo uguagliando la forza di Lorentz alla forza centripeta, infatti la forza di Lorentz è la forza che tira l'elettrone continuamente verso questo centro di curvatura. La forza di Lorentz è QV0B, essendo 90 gradi l'angolo tra la velocità e il campo B. E la carica dell'elettrone in modulo vale E. La forza centripeta invece si calcola massa per accelerazione centripeta, che è V0 al quadrato diviso il raggio di curvatura. Perciò sembrerebbe il problema già risolto perché possiamo subito ricavare il rapporto carica-massa dell'elettrone E su M. Il problema sarebbe effettivamente risolto se fosse nota la velocità V0 con cui questi elettroni entrano nel campo B. Ma noi non disponiamo della velocità V0, conosciamo invece la tensione anodica, per esempio 3000 volt, e da quella dobbiamo ricavare la velocità d'ingresso degli elettroni nel campo B. Lo facciamo con la conservazione dell'energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e potenziale, quindi questi elettroni acquistano un'energia cinetica nel tratto tra il catodo e l'anodo, data da Q per delta V0. Per esempio, se delta V0 sono 3 kV, l'energia cinetica acquistata dagli elettroni sarà 3 kilo electron volt, cioè 3 keV. E questa è anche l'energia cinetica con cui entrano nel campo B, in quanto partivano praticamente da fermi. Ora, immaginando che gli elettroni non siano relativistici, possiamo utilizzare la formula classica dell'energia cinetica per ricavare la velocità degli elettroni. Infatti, l'energia cinetica nel punto O è un mezzo mv0 al quadrato e abbiamo appena visto che è per esempio 3 keV E per delta V0. Quindi con la formula inversa ricaviamo la velocità d'ingresso degli elettroni nel campo B. Otteniamo quindi questa espressione che andiamo a sostituire nell'espressione precedente al posto di V0. Qui ho fatto la sostituzione, poi ho elevato tutto al quadrato per togliere la radice e dopo alcune semplificazioni finalmente troviamo il rapporto carica-massa dell'elettrone,
due volte la tensione anodica che si può misurare sperimentalmente perché ce la fornisce direttamente l'apparecchio o l'alimentatore che accelera questi elettroni. E poi dobbiamo dividere per il raggio di curvatura al quadrato e il campo induzione magnetica B al quadrato. Questo si ricava subito dalla formula delle bobine di Helmholtz, conoscendo la corrente che ci scorre. Invece il procedimento per calcolare il raggio di curvatura è un po' più complicato e si può fare in due modi. Il primo modo è applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo O'HM, che è questo triangolo qua. Perciò l'ipotenusa al quadrato è uguale alla somma dei quadrati dei due cateti. Questo cateto in particolare vale tutto il raggio meno ym, mentre quest'altro cateto vale xm, essendo m un punto a caso preso sulla traiettoria circolare del fascio di elettroni, quindi un punto m di coordinate xm, ym. Quindi applichiamo il teorema di Pitagora, questo è un cateto al quadrato, l'altro cateto al quadrato, svolgiamo i calcoli, ricaviamo il raggio di curvatura in funzione delle coordinate di questo punto M che abbiamo preso sull'arco di circonferenza. Quindi sperimentalmente noi andremo a misurare le coordinate di questo punto M, le inseriremo qua dentro e avremo così il raggio di curvatura da inserire nella formula finale per calcolare poi il rapporto carica-massa dell'elettrone. L'altro modo per ricavare il raggio di curvatura è utilizzare la geometria analitica, scrivendo l'equazione della circonferenza di centro O' e raggio R, quindi l'equazione di questa circonferenza qua. Le coordinate del centro O' sono 0 e R, la sua y. Quindi questo è il centro, l'equazione della circonferenza sarà quindi x meno la x del centro al quadrato più y meno la y del centro al quadrato uguale al raggio al quadrato. La x del centro è 0, la y del centro è R. Svolgiamo i calcoli e ricaviamo il raggio R. Questa equazione riguarda le coordinate xy di tutti i punti della circonferenza, ne prendiamo quindi uno che ci risulta comodo nell'esperimento, per esempio lo stesso punto M di prima. Quindi il punto M di coordinate xm, ym soddisfa l'equazione della circonferenza e perciò lo possiamo utilizzare per ricavare il raggio R, ottenendo ovviamente la stessa formula di prima, ottenuta prima con il teorema di Pitagora, due procedimenti diversi che naturalmente danno lo stesso risultato, lo stesso raggio di curvatura, che andremo a sostituire in questa formula. Vediamo quindi un esempio inventato, un esempio sperimentale. Acceleriamo gli elettroni con 3 kV di tensione anodica, nelle bobine di Helmholtz immaginiamo di misurare 1 A di corrente. E prendiamo sul cartoncino centimetrato un punto M di coordinate 42,31 mm e andiamo a inserire questi valori nella formula finale del calcolo per calcolare il rapporto carica-massa dell'elettrone. Quindi al posto di delta V0 metteremo direttamente 3 kV. Invece il raggio lo calcoleremo con questa formula e l'induzione magnetica con la formula di Helmholtz. La formula di Helmholtz ci dà un'induzione magnetica di 4,23 millitesla e quindi andiamo a sostituire questo valore B qua al denominatore. Al numeratore avevamo già messo i 3 kV. Ora dalle coordinate del punto M che andiamo a sostituire in questa formula ricaviamo il raggio di curvatura 44 mm e lo andiamo a sostituire anche lui dentro la formula finale. E così otteniamo un rapporto carica-massa dell'elettrone pari a questo valore, che non a caso ho inventato le misure sperimentali in modo che questo valore sia praticamente coincidente con il valore atteso. Infatti, se noi andiamo a calcolare il rapporto carica-massa dell'elettrone con i valori noti in letteratura scientifica, abbiamo praticamente lo stesso valore. Quindi se le misure fossero effettivamente queste, avremmo un valore sperimentale praticamente coincidente con il valore atteso, teoricamente. Le stesse cose sono spiegate un po' più dettagliatamente nel file. La formula finale per calcolare il rapporto carica-massa, delta V0 misurata direttamente, B misurato con la formula di Helmholtz, R misurato attraverso le coordinate di un punto sulla traiettoria. Qui c'è tutta la dimostrazione che abbiamo appena visto.
E qua c'è l'esempio sperimentale che ho inventato. Piccolo approfondimento sulle bobine di Helmholtz. Le nostre bobine hanno questo raggio e questo numero di spire e quindi generano un campo di 4,23 millitesla per ogni ampere di corrente che ci passa. Come è scritto qua, se passassero per esempio 2 ampere, il campo sarebbe doppio e così via, perché il campo B è direttamente proporzionale alla corrente che scorre nelle bobine. La costante di proporzionalità K è data da questo fattore M0n su R 4 quinti alla 3 mezzi, che appunto, calcolandolo, fa 4,23 millitesla su ampere. Vuol dire appunto che ogni ampere che passa nelle bobine, le bobine generano un campo B di 4,23 millitesla. Interessante anche l'analisi degli elettroni se sono relativistici o no, dopo essere stati accelerati da una tensione anodica di 3 kV. E quindi aver ricevuto una energia cinetica di 3 keV. Ora, ricordando che l'energia di riposo degli elettroni è di circa 500 keV, 511 keV per la precisione, l'energia cinetica che hanno acquistato adesso è circa 2 ordini di grandezza inferiore rispetto all'energia di riposo. E dunque la loro velocità è circa 1 ordine di grandezza inferiore rispetto alla velocità della luce nel vuoto. E seguendo il calcolo della velocità con la formula classica, cioè l'energia cinetica uguale 1/2 mv al quadrato, risulta una velocità degli elettroni che è circa 1/10 di quella della luce, l'11%. Quindi gli elettroni cominciano a sentire qualche effetto relativistico. Sarebbe quindi meglio ricavare la velocità degli elettroni con la formula relativistica dell'energia cinetica, che è questa, gamma meno 1 mc quadrato.